Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci benedica Vergine Maria. Amen. Buonasera a tutti. Questa sera parleremo dell'argomento come rispondere agli errori e bugie della reincarnazione. Dobbiamo parlare di incarnazione o di reincarnazione? La re davanti, vediamo che potremmo toglierla. Réincarnation, incarnation tout court. Alors, qui siamo in tempesta di bugie, perché Satana vuole portare tutte le anime all'inferno. E nell'Europa ex cattolica apostata, che si ricorda di Gesù Cristo soltanto per insultarlo e bestemmiarlo, il demonio ha inventato questa reincarnazione per poter spingere la gente a vivere senza pentirsi, senza prepararsi alla morte, senza confessarsi. Per dire, bon, con la scusa buona, la morte, non c'è giudizio, negano che c'è un giudizio particolare dopo la morte, negano così che c'è condannare dei peccati, non c'è inferno e continuerà a vivere un'altra volta. È un inganno assolutamente diabolico e che è spaventoso di conseguenze. La reincarnazione, l'incarnazione, incarnazione, senza re davanti, Gesù nostro Signore, Dio si è fatto uomo, il Verbo si è fatto carne. E lui ha fatto l'incarnazione una sola volta, per sempre. E l'ha fatto bene. Potete togliere la re davanti. Allora oggi la grande moda nei paesi europei ex cattolici, apostati, come oggi. È totalmente New Age. Il demonio l'ha inventato per far scappare dall'idea salutare dell'inferno. Mantenere le anime nel peccato mortale e farle morire impenitenti, senza pentirsi, senza confessione. Sfuggire alla responsabilità delle proprie azioni. Niente inferno, non preoccuparti! Ti reincarnerai un numero imprecisato di volte, e non preoccuparti. Donc, fa negare il giudizio particolare al morto, al luogo e all'istante della morte. Quindi, la Sacra Scrittura, l'uomo nasce e muore una sola volta, dopodiché il giudizio. Siate pronti, non sapete né il giorno né l'ora. Gesù nostro Signore è molto chiaro. Allora, perché hanno inventato questa reincarnazione? Beh, avrebbe come scopo di purificarsi in questa vita, cioè in un'altra vita, dei peccati commessi in questa vita, in una prima vita precedente. Scusi. Può reincarnarti anche in 10.000 vite successive, non potrà mai cancellare neanche le conseguenze di un solo peccato veniale, visto che il peccato è un'offesa fatta al di fuori di noi, a Dio, nell'aldilà, conseguenze soprannaturali. Noi siamo capaci da soli e soprannaturali. Possiamo fare 10.000 reincarnazioni. Non potrei mai espiare il più piccolo peccato veniale, perché so che Dio stesso si è fatto uomo per scendere sulla terra di Papa Celeste. Non guardare loro, pago per loro. Io sono Dio come voi, uomo come loro, pago per i loro peccati. E la Mamma Chiesa cosa c'è? Ci ha ricevuto il sangue di Gesù Cristo, i suoi meriti infiniti, e poi attraverso di lui, in lui anche chi l'ha imitato, i santi. E ci applica questi meriti a noi per cancellare i nostri peccati, con i Santi Sacramenti, il Battesimo, Santissima Eucaristia, Santa Messa, la Santa Confessione, il matrimonio, eccetera, i Santi Sacramenti. Donc, perché? E perché non possiamo espiare un peccato? Perché il peccato è un'offesa infinita fatta a Dio, eterno, e che solo Lui può cancellare con il suo sangue questa offesa. Sulla croce, come Dio ha fatto uomo. Si chiama la redenzione attraverso la Santa Confessione. Beh, siamo creati, perché è contro natura la reincarnazione, totalmente contro natura. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Immagine perché siamo capaci di libertà, di vedere il programma di Dio e seguirlo per salvarsi l'anima. Immagine di Dio che è capace di amare, di libertà. E somiglianza a fare. Una mucca, un fiore. Un cimpanzé, una farfalla, un gatto a quattro zampe,
sono creature di Dio, a rispettare come tale, e che riflesso della bellezza di Dio, dice il Papa Pacelli, ma non sono immagini di Dio, non hanno l'anima immortale, sono incapaci di un atto soprannaturale. La differenza, Monsignor Lefebvre diceva, ed è vero riprendendo Santo Tommaso d'Aquino e i grandi santi, che l'unica differenza fra un uomo e un animale è che l'uomo è un animale ragionevole, corpo e anima, l'animale è solo un corpo puro, è programmato da Dio, non può uscire dal suo programma, non ha capacità per farlo. La differenza fra un uomo e un animale è che l'uomo è capace di pregare. E passare nel mondo soprannaturale per la preghiera. L'animale è incapace. Donde un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza che non prega è sotto l'animale. L'animale non prega, non è colpa sua, non può. L'uomo rifiuta di pregare, è una bella differenza. Allora, grazie per. Beh, il tuo corpo, anche perché la reincarnazione è una follia, perché il tuo corpo risorgerà. È dogma di fede. Credo nella resurrezione della carne, cioè che al giorno del giudizio generale l'anima è giudicata alla morte, va in paradiso o all'inferno, in purgatorio. E alla fine del mondo ci sarà giudizio generale per rimettere a posto ogni giustizia. Chi ha fatto il bene deve sapere che ha fatto del bene anche 400 anni dopo la sua morte, che ha fatto una bella quadro della Madonna. Tutti coloro che sono santificati pregando davanti a questa statua della Madonna, è giusto che lui sappia il bene che ha fatto fare dopo la sua morte. Chi ha fatto un film di pornografia, una cosa brutta, complice di una cosa bruttissima, di un peccato, un libro che ha portato tanti animali all'inferno, è giusto che gli animali all'inferno sappiano che devono la loro dannazione eterna, quello qua, per ristabilire ogni giustizia. Allora, il nostro corpo risorgerà donc a quel momento e si unirà alla sua anima, sia al corpo orribile dannato per soffrire per un corpo per l'eternità all'interno, sia al corpo di gloria per i salvati, perché è logico che il corpo sia castigato o premiato insieme all'anima che ha contribuito a dannare o a salvare. Non del corpo che è il tempio di spirito, è un prestito, non è mio, è un prestito, è un tempio di Dio, non si muscia un tempio. La resurrezione dei morti, lo stesso corpo, tempio dello Spirito Santo, è un prestito a te. Avete già visto che si è dogma della resurrezione della carne, con i miei occhi, dice Giobbe, io vedrò il mio Redentore, con i miei occhi il corpo risorgerà. I cristiani aspettano la resurrezione del proprio corpo, non la trasmigrazione dell'anima. Allora, chi accetta la reincarnazione? Portata avanti dalla falsa chiesa moderna, da tutte le TV di Hollywood, tutti i film che vedono cremazione, reincarnazione, per forza deve accettare cremazione del corpo, suicidio, perché non ha nessun valore, non suicidio, eutanasia, donc, che dire di essere assassinato, suicidio, e aborto. Quattro cose condannate da Dio dal buon senso. Si vive una sola volta, si muore una sola volta. Siate pronti, non sapete né il giorno né l'ora. Allora, prendo adesso di un filosofo che si chiama San Giustino, che è morto nel 160, e tutto questo che vi dico adesso è preso quasi da lui, che fa una bellissima confutazione sulla l'impossibilità totale della reincarnazione. L'uomo è un'unità psicosomatica, corpo e anima. Non si può separare l'anima dal corpo correlativo. L'anima, che è unica, non può cambiare indifferentemente di corpo. C'è una identità personale, persona corpo anima. L'identità personale, persona unica, richiede quella corporale. Un solo anima, un solo corpo, quello non un altro. Il corpo è essenziale all'uomo, è parte dell'essenza dell'uomo. Mica siamo angeli, che anima pura. Mica siamo animali, che corpo puro. Siamo corpo e anima. Il corpo è essenziale all'uomo, in quanto ne è parte costitutiva con l'anima. Animali e vegetali non hanno un principio spirituale, che è spirituale e indivisibile, immortale. L'animale non può fare un atto meritevole nel paradiso, né commettere un peccato che merita l'inferno.
Non può. Un cane che ti morde, un tigre che ti salta addosso, è programmato così. Non può porre nato morale. Altrimenti dovremmo battezzare tutti i cuccioli di gatti, i topi delle lefonie e i piccoli, come se i pulci, per battezzare tutto quel bel mondo qua. E se un cane ti ha morso, fa le confessarsi, dare la soluzione alla Santa Comunione. Buonanotte. Bene. Donc, questi qua, gli animali, le creature animali, le piante anche, non possono andare né in cielo né all'inferno, perché sono incapaci di porre un male o un bene morale, di fare un bene o un male morale. Volontario, libero, non hanno libertà. Beh, continuiamo. Allora, una determinata anima, un'anima particolare, può essere unita solo con un corpo determinato, cioè questa anima deve corrispondere per forza a questo corpo, non un altro. Aristotele respinge come insensato i miti pitagorici, che diceva che una qualsiasi anima entra in qualsiasi corpo, è totalmente falso, contro natura. L'anima immortale, l'anima, non trasmigra in corpi animali, non può, essendo relazionata e specificata dal proprio corpo, perché il tuo corpo è la parte visibile della tua persona. Il corpo di un animale non ha un organismo adatto a ricevere un'anima umana, che non potrà mai esprimere in un corpo ferino, che è un corpo di animale, la perfezione cui è chiamata. Per compiere atti umani, l'anima si serve di un corpo umano, adatto, cioè soltanto umano. San Giustino, filosofo martire. Allora, ma reincarnazione e autoredenzione, cioè il culto dell'orgoglio, è follia pura, totalmente contro la natura. Autoredenzione, non posso autoredimermi, non posso, se sono morto nel peccato, non posso ridarmi la vita, ho bisogno di un sacerdote, di Gesù, con il prete che mi dà la soluzione se sono pentito, con le condizioni. Non posso autorisuscitarmi se sono morto, non posso. Siamo piccoli, umili. La reincarnazione è l'invenzione dell'orgoglio e passa soltanto in gente che sono orgogliosi e che non vogliono piegarsi a Dio. E si vanno a ingannare e vanno all'inferno per l'eternità. A prima vista, questa autoredenzione, mi reincarno così espio i miei peccati, può sembrare indulgente per la debolezza umana, no? Ma in realtà è una severità assolutamente inumana. Lasciare cadere sull'uomo tutto il peso della liberazione che può ricevere soltanto da Dio. Devo io espiare i miei peccati da solo? Sono incapace di farlo? Sì, incapace di farlo. Soltanto Dio può farlo in noi. E questo ciclo di rinascite è terribile, perché è ad ispirare. Non c'è più speranza. Il buddismo, che ha inventato queste cose qua, il demonio che ha inventato il buddismo, beh, evidentemente la speranza non esiste. Il sogno del futuro non esiste. Il buddismo, queste cose qua, ti promette il paradiso senza né pentimento né sacramenti, nega completamente l'intervento di Dio divino sulla terra. La rivelazione divina, totalmente negata di queste cose qua. Donc, tale ciclo di rinascite è temibile, perché è legato alla colpa, all'espiazione, castigo e maledizione. Il buddismo, di fatto, come i catari, che hanno ripreso molto il buddismo, come il Geova anche, e sente uno spirito di ispirazione. È tipico di queste cose qua, di questo rifiuto, questa ispirazione, perché non c'è salvezza possibile. E negazione di Dio, io faccio, io piccolo uomo peccatore, devo fare tutto, non è possibile. E il buddismo è la negazione, è il culto del negativo, tutto il creato è considerato come male, negativo. Sarà ripreso questa orribile eresia, che grazie a Dio è stato fermato nella crociata, che si chiamavano i catari o albigesi. Ma continuiamo, per andare un po' avanti. Donc, il buddismo praticamente ti porti a scomparire tutto, far tacere tutti i movimenti dell'anima, tutte le pulsioni così, fino ad arrivare a
a scomparire. E questo spirito di demoniaco è dietro la reincarnazione e tu devi scomparire. È un vero autosuicidio intellettuale. Il nirvana, suicidio con il fuoco, ci siamo. Allora, in Europa, il demonio è un po' più, non si sa che non ha ancora un po' di fede cattolica, c'è da qualche parte, ci sono le cattedrali dappertutto. Il demonio cosa fa? Presenta questa reincarnazione, non in questa maniera, ma la presenta in maniera attraente. Allora, farai tutto quello che, ciò che non hai potuto fare nella prima vita, sarà fantastico. Tutti i VIP, veramente infelici, i poverini, tutti questi poveri scavi del TV, cantanti, cinema così, sono quasi tutti scelti o cadono rapidamente in questa trappola mortale di bugia, reincarnazione. E sono complici di queste cose qua, in cambio di un po' di soldi. E ci attirano la gioventù e non solo. Allora, oltre alla filosofia, perché la reincarnazione è antifilosofica, anche la scienza, la vera antica, soprattutto medica, conferma l'impossibilità totale di un cambiamento di corpo, pur esistendo la stessa anima. Non può cambiare il corpo. Galeno, fondatore della medicina praticamente, nel secondo secolo dopo Cristo, dice: il corpo, organo dell'anima che porta l'anima, è diverso nei singoli esseri viventi. Dunque, anche il principio che anima il corpo, animatore, non può che essere diverso. Se ogni corpo è differente, secondo le specie animali, secondo gli esseri viventi, ogni corpo è unico, per forza il principio che anima il corpo, l'anima, deve essere differente. La distinzione fra l'intelligenza dell'uomo, che è intelligente, che può pensare questo lo faccio, vedo che lo faccio, posso, non, lo faccio o non lo faccio con le conseguenze, ok. La distinzione fra intelligenza dell'uomo, che è intelligente, e l'istinto dell'animale, dimostra che sarebbe incongruente adattare un'anima umana a un corpo animale. L'uomo avrà sempre un corpo adatto alla sua anima. Tale corpo sarà sempre e solamente umano. La natura apparecchia il corpo in conformità al carattere e le facoltà dell'anima. Ecco ciò che dice Galeno, questo grandissimo medico del secondo secolo. Allora, continuiamo su queste grandi citazioni. L'uomo non è definibile senza il suo corpo. Non siamo un angelo, siamo corpo e anima. La valorizzazione del corpo è tipicamente cattolica. Corpo plasmato da Dio, dalla materia, è uno dei punti dell'antropologia cristiana. L'uomo è fatto immagine, creato a immagine di Dio, somiglianza di Dio. E animale ragionevole, un corpo con l'animale e un'anima immortale. Con un corpo che riflette la stessa divinità, adatto a vedere Dio con i miei occhi e ad accoglierne gli attributi come l'immortalità. Per essere immortale dobbiamo avere un corpo. L'uomo si definisce più per il corpo che per l'anima. Il corpo non è solo una prigione o tomba dell'anima, come diceva Platone, affatto. Ma il corpo è elemento costitutivo per definire in maniera completa l'uomo. Il cui modello è Dio fatto uomo, il verbo si è fatto carne. Questa valore della persona fino al suo corpo, che rispetto come un fiore di cristallo, perché è un dono di Dio meraviglioso, è un concetto che è totalmente negato e sconosciuto dall'Islam, che si riporta a queste grandi eresie antiche, e dall'ebraismo anche, dove il concetto di persona unica è totalmente sconosciuto e negato. È il popolo intero che pecca o non pecca. Per gli stessi la stessa cosa, la vita umana non ha nessun valore, perché negando Dio incarnato nel suo creato, la vita umana si strozza, rigole. Stesso per l'ebraismo e per altre cose. Voilà, questo che vi ho detto adesso è scritto, donc il modello dell'uomo è il Cristo Gesù incarnato, Dio fatto carne, per far vedere l'importanza delle più piccole cose, capolavoro della provvidenza divina. Ho citato qui San Giustino, filosofo martire, nel 160. Evidentemente la vita umana non si può ripetere. Perché la vita terrena è una strada verso la realtà eterna, l'eternità. Il modo nel quale procederemo in questa vita ha delle conseguenze irrevocabili. Il bene o il male che faccio, ogni gesto,
ogni parola, ogni pensiero che fai, che poni, ha delle conseguenze per tutta l'eternità, per te e per miliardi di altri anime. Niente è piccolo per Dio, niente. Perciò, questa vita temporale e corporale conduce a un destino eterno. Anche il corpo, in quanto parte della persona umana, riceverà anche lui il premio e il castigo, l'abbiamo già visto, e sarà con l'anima per tutta l'eternità, in paradiso o in inferno, rispetto a loro. Allora, reincarnazione, inganno demoniaco e disperante. Siamo stati creati da Dio e messi in questa vita per un fine, amare Dio, godere di Dio, ma chi per godere? Lo vediamo a tutti, ogni momento, per godere di Dio per tutta l'eternità. E prepararsi questa vita per l'altro mondo, salvarsi l'anima. L'eternità, o il paradiso o inferno eterni, che dipendono dal nostro comportamento sulla terra nel tempo. C'è la logica, c'è la speranza. Ogni momento della tua vita è capitale, come ho già visto prima. Unico e prepara il mio giudizio alla morte per tutta l'eternità. L'albero cade dove china, no? Morirò come sono vissuto. Sono responsabile dei miei atti e delle loro conseguenze per gli altri. Se sono reincarnato, ho fatto una cosa brutta, ma non è colpa mia, è colpa di quelli prima di me, la vita precedente che mi hanno fatto fare, non si sa chi, che era un peccatore grande e io pecco perché lui mi ha condizionato nel mio corpo, nella mia anima. Donc pecco non è colpa mia. E se io faccio il bene, ah ma non devo ammazzarti, hai fatto il bene, ma non è il merito tuo. Perché colui di prima di te, la vita che ha fatto prima, quello qua ha fatto del bene e ti porta, anche ti trasmette questa idea del bene. Donc, negando la reincarnazione, nega completamente ogni giustizia. Cioè, castigare il male, castigare il bene. Perché nega la polizia, nega il giudizio, nega tutta giustizia, perché non c'è più nessuno. Ha ucciso, non è colpa sua. Visto che è stato condizionato in un'altra vita, donc non posso mai essere libero, una vera schiavitù. Sotto la Chiesa Cattolica la vera libera di questa schiavitù, Gesù Cristo. Condizionò i secoli futuri, con la più piccola delle mie azioni attuali. La vita di ciascuno di noi ha un valore irrepetibile. Questo dono della libertà che il buon Dio ci ha dato, incarnato, morto per me sulla croce. Anche se sono caduto nel peccato, ho la speranza del perdono, la santa confessione, in questa vita, sacramenti, purgatorio nell'altra, la misericordia, il cuore sacratissimo di Gesù, il cuore di Maria, i santi, gli angeli, il purgatorio, gli anime. Voyez? La vita di ciascun ci prepara a sfociare nell'eternità. La reincarnazione? C'è un fine ultimo alla vita? No. Andare in paradiso? No, affatto. Scompare ogni senso d'eternità. Presigne questa spirale di un tempo ciclico che ritorna sempre, molto perpetuo, una vita e un'altra, che mi condizionano, avevo visto. Visto che non ho scelto le vite precedenti, dunque non sono responsabile degli atti, né verso di me, né verso gli altri, diventiamo un mostro di egoismo, di orgoglio. Né del male che faccio, né del bene che procuro. La vita che sto vivendo è prodotto delle mie precedenti vite. A loro volta, le mie vite future dipenderanno delle mie azioni attuali. Io sono totalmente condizionato, schiavo, non più libero. Non nega completamente la libertà e l'intelligenza personale. È un cerchio infernale, nessuna libertà. Né mia, né degli altri. Sono una marionetta teleguidata da atti fatti in altre vite, delle quali non ho nemmeno coscienza. È la follia della reincarnazione. Svaluta totalmente il tempo. Per il cristiano cattolico, il tempo ha un valore molto importante perché progressa, c'è una speranza, cosa che è totalmente sconosciuta nel mondo islamico, dove il tempo non esiste. Non c'è speranza sul futuro, sono mesi lunari. Si ripete senza speranza. Se proseguirò la mia evoluzione in altre vite, il tempo è senza valore. Nessun valore, perché il tempo sulla terra può fruttarne? Per salvarmi l'anima, consolare Dio, salvare le anime, fare del bene, non ha valore. Tutta la mia esistenza terrena si relativizza. Una vita fra tantissime altre, senza fine. Perdo il senso della responsabilità personale. La reincarnazione, tipico del buddismo,
nega completamente la responsabilità personale, la libertà. Falsa il senso della vita e della morte. Tentativo di entrare in un nirvana, un samsara, che fallisce sempre e che devo ripetere chissà quante volte. Disperazione garantita. Spinge al suicidio, ma evidentemente l'assassinio. Tanto mi suicido. La prossima vita sarà sicuramente migliore. Posso uccidere un bambino? Giustifica tutto. Aborti, assassini. Ero in Giappone, mi ricordo che questi templi buddisti che si passavano nei giardini, che sono bellissimi, tu vedi questi piccoli bonomi così, cioè le bambole così di pietra o di legno o di plastica, che mettono in terra così uno dopo l'altro, sono centinaia e centinaia di centinaia così, su tanti, decine e decine di metri. Sono la gente che hanno fatto aborti, hanno rimosso di coscienza e vengono a fiorire. Questi bambini mettono da mangiare, da bere davanti, un po' di vino, una piccola cosa di bambini, giocattolo, perché hanno come il rimorso di coscienza. Mi dicono, beh, padre, noi siamo poveri, e lui non poteva fare una bella vita con noi, allora abbiamo ucciso, così magari si rincarnerà in un'altra vita più bella, fosse un ricco, meglio. Donc, la reincarnazione giustifica ogni crimine, aborti, assassini. Ho fatto lui un favore, l'ho assassinato. La nuova reincarnazione sarà molto più bella per lui, perché mi arrestate? Si reincarnerà in maniera più ricca, meglio. Lo faccio fuori. Uccide anche il rimorso di coscienza che Dio ha messo dentro di noi. Il ricordo dei miei peccati, delle leggi divine, sono scritte in noi, si chiama la legge morale naturale, la coscienza. È uscita completamente da questa bugia assolutamente orribile della reincarnazione. Il pentimento degli atti propri, atti cattivi, non c'è più. Uno crede la reincarnazione, ma perché chiederti perdono? Mica sono colpevole io. Se ti ho dato questo pugno, si sarà sicuramente meritato lui quel pugno in faccia in un'altra vita sua. Diventano dei mostri, esattamente ciò che accade nel buddismo. Non sono stato io, ma il condizionamento delle vite precedenti. Dunque, niente responsabilità dei propri atti. Decido io, il cattolici apostatico a Firenze, dove molti cattolici per poter vivere nel peccato, si dicono che si vanno buddisti. Non lo sono affatto, perché hanno un battesimo. Ma cosa è? Decido io cosa è virtù e cosa è vizio. Chiamo i miei vizi virtù. Semplicemente. Si chiama, cos'è il buddismo? Adoro me stesso, si chiama idolatria di me stesso, adoro me stesso, un povero uomo che va tre volte al giorno al bagno e ciò che esce non è tanto bello. E io mi adoro, mi idolatrizzo me stesso, faccio idolatria di me stesso. Mi faccio i miei comandamenti, definisco cos'è il bene e il male, perché il buddismo fa quello che vuoi. Mi autoretribuisco o autocastigo, in breve si chiama idolatria di me stesso. Sono Dio e cattura insieme, giudice e parte, è impossibile. Per di più, la reincarnazione è totalmente ingiusta. Se quanti soffrono espiano colpe passate, il buddismo è quello qua, lui soffre, è handicappato, è cieco, ha la talmente orribile, la colpa sua espia cose passate, non devo fare niente per lui. La carità scompare completamente. E se i straricchi sono ricompensati da chi non si sa per loro di una vita precedente virtuosa, come che questi fortunati, si ricchi, non si identificano affatto con gli uomini virtuosi e migliori, cioè i ricchi che sarebbero ricompensati per una vita precedente virtuosa, come si fa che non sono virtuosi e migliori? Penso che i ricchi sono peggiori degli altri, sapete come me? Dunque, si preparano essendo cattivi in questo mondo, si preparano una vita successiva, una reincarnazione di miseria, per purificare gli eccessi che hanno commesso in questo mondo con i beni che attualmente godono. Ciascuno è condannato a ripetere all'infinito questa attenarsi di vite. Un ciclo di reincarnazione senza inizio, né fine, piena contraddizione. Ho già visto che non c'è nessuna speranza di misericordia con la reincarnazione. Come potrebbe arrivare un perdono di Dio? Il buddismo nega Dio. E quando Buddha neanche una sola volta menziona ciò che dopo la morte, non parla una sola volta di Dio.
niente sacramenti, niente intercessori, nessun bisogno di misericordia o di sacrificio redentore, visto che mi espio io stesso le mie colpe, senza interventi esterni a me stesso, niente grazia. È diabolico. E poi, orgoglio garantito, evidentemente, chi si fa buddista sono mostri di orgoglio. Mi conquisto il nirvana con le mie sole forze. A forza di autocontrollo, autodisciplina, io, la parola di questi ex cattolici che si dicono fatti buddisti, con yoga, new age, reiki e compagnia bella, è sempre orgoglio, io, hanno soltanto questa parola nella bocca. Sono dei amici cattolici che si ribellano contro il loro creatore. E sono contro che ogni passo che fanno la vicina alla tomba e all'interno per l'eternità. Quando si verranno saranno troppo tardi. Preghiamo tanto per queste povere anime. Orgoglio e egoismo assoluto, autosufficienza spirituale, rifiuto del concetto di grazia, santa Dio non può fare nulla, no, io sono io, Dio. E pelagianismo che vediamo nella falsa chiesa moderna, cioè il famoso Wojtyla che era di fatto un pelagiano, non negava anche lui la grazia, come tante altre cose, anche sette moderniste. Autostima di me stesso, la palma a me. Possessione di tecnica privilegiata. Bon, dominio su me stesso porta al dominio sugli altri, a scacciare gli altri. È un culto dell'elitismo culturale e spirituale, tipico di queste. Esclusione dei poveri, dei deboli, anticarità. Sono castigati per i loro peccati, non me ne occupo. Anestetizza la croce. Perché con questo spirito di reincarnazione mi corazzo il cuore contro la sofferenza e la mia debolezza, ossia contro di me stesso e gli altri. Se anestetizzare dolore e sofferenza con tecniche puramente umane. Reincarnazione, viaggio astrale, meditazione trascendentale buddista. Scusa, perché quelli qua parlano di chiamano meditazione ciò che è soltanto opera umana? Concludiamo così. Il cattolico lui sa che lo Spirito Santo privilegia i piccoli, i poveri di cuore, i puri di cuore, che siano ricchi o poveri. Molti poveri oggi in Italia sono ricchi, cioè hanno tutti i difetti e le maledizioni di Dio verso i ricchi, perché vogliono essere ricchi come gli altri, hanno lo stesso spirito di ricchezza che le ricchezze, ricco, vogliono essere ricchi come lui, hanno gli stessi difetti vezzi. E un ricco che è povero di spirito può essere ricco come molto povero, perché sa che se Dio mi ha dato delle facoltà, e per fare molto bene, se ho poche facoltà possibilità, faccio poco bene che posso. Se non molto, devo fare molto bene. Dio mi chiederà conto. Voyez? E lo Spirito Santo si stringe, il cattolico si stringe al cuore di uomo fatto Dio, l'uomo Dio che è Gesù Cristo, crociato per amore per noi. La devozione riparatrice, cercare di consolare Gesù e Maria, la Fatima. Consolate il vostro Dio orribilmente oltraggiato delle bestemmie e insulti dei peccatori, degli uomini. Cercate di consolare, riparare ai peccati bestemmie contro i sacri cuori di Gesù di Maria, per tanti peccati, supplicare per salvare le povere anime dall'inferno che sono accecate e si precipitano all'inferno per l'eternità. E donc, voyez, Gesù Cristo è così sulla croce, alle braccia aperte, è offerto. Buddha è così, no, è esattamente l'opposto. E tutto cicciotello, penitente non esiste. E Buddha, lui, ha le dita chiuse sul basso ventre. Grazie mille.